ragazzi, in questo periodo in cui siamo tutti costretti a rimanere a casa, volevo illustrarvi qualche esercizio che potete fare tranquillamente nelle vostre case, nei vostri giardini, e che potrà servirvi per potenziare il vostro squat. Il primo esercizio che voglio farvi vedere è lo squat a una gamba, o anche detto squat bulgaro. Consiste nel fare degli squat utilizzando un rialzo che può essere costituito da una panca o da una sedia di profondità più o meno 40 cm dal pavimento, e posizionarsi col piede dietro, appoggiato, diciamo, la punta o metà pianta del piede sulla panca, ed effettuare uno squat a una gamba. Dovete fare attenzione ad avere il piede completamente appoggiato a terra, ovvero scaricare tutto il peso su tutta la pianta del piede, come nello squat. Generalmente cercate di tenere il busto dritto, quindi non chiudervi, rimanete possibilmente verticali e spingete a terra. Generalmente si fanno una decina di ripetizioni per gamba. È molto difficile mantenere l'equilibrio in questo esercizio e bisogna concentrarsi soprattutto sulla stabilità del piede appoggiato. Potete aumentare la progressione utilizzando dei sovraccarichi, va benissimo una cassa d'acqua, una kettlebell, qualsiasi oggetto pesante, uno zaino pieno di libri, una vest, qualsiasi oggetto pesante che voi abbiate a disposizione. Non è necessario avere il bilanciere. Fanno normalmente ripetizioni, ci fanno serie da 10 ripetizioni e a corpo libero potete arrivare anche a farne 100, ovvero 10 serie da 10. Aumentando il sovraccarico potete ridurre il numero di serie, tenendo comunque 10 ripetizioni. Io farei con un sovraccarico di 20 kg un range di 10 ripetizioni per 6 serie.